escursionista muore sul monte Macina, tragedia nel pomeriggio sulle Alpi Apuane, a perdere la vita un cinquantenne di Forte dei Marmi caduto in un canalone per oltre 400 metri. Quando artigianato e scuola si incontrano, la 35esima edizione del concorso promosso dalla Confartigianato si è chiusa oggi con la tradizionale cerimonia al Teatro del Giglio di Lucca. Musica e solidarietà al Teatro Alfieri, successo per la serata di musica organizzata per sostenere la Ollus Agbalt. Lo sport, il calcio, ora la Lucchese volta pagina, probabile che la gara di Piacenza sia stato il capolinea di parecchi calciatori rossoneri e forse anche del tecnico Galderisi. Il basket CMB ci siamo, è la notte più lunga, domani sera a Palatagliate la squadra di coach Piazza ospita il Poggi Bonzi in gara 3 dei playoff in vantaggio 2-0. Lucca può chiudere il conto e conquistare la promozione nella nuova C unica. Buonasera e buona domenica, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che purtroppo, lo avete sentito, apriamo con la cronaca, con questa tragedia che si è consumata nel pomeriggio sulle Alpi Apuane. Ci racconta tutto Roy Lepore. Giorgio Salvatori, 50 anni di Forte dei Marmi, escursionista, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica precipitando mentre percorreva il sentiero sul Monte Macina, sopra Arni, in Alta Versilia, nel comune di Stazzema. Si trovava insieme ad una coetanea, anche lei di Forte dei Marmi ed appassionata di montagna, quando ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di circa 400 metri ed è morto sul colpo. Entrambi stavano scendendo il Monte Macina per raggiungere il sentiero CAI 150, dove è avvenuta la tragedia. In passato sono già avvenuti altri incidenti, uno mortale nel 2009 in cui uno escursionista, facendo un volo in un dirupo, purtroppo come in questo caso, perse la vita. A dare l'allarme è stata la donna che si trovava con lui, che è sotto shock. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino di Querceta. Dopo il recupero la salma è stata trasferita con l'elicottero Pegaso 3 alzatosi in volo da massa all'obitorio dell'ospedale Versilia. Per le indagini di rito sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Seravezza. E Giorgio Salvatori era una persona molto conosciuta a Forte dei Marmi, impiegato comunale, volontario della Croce Verde. Sono veramente senza parole. Lo scrive in una nota il sindaco Umberto Buratti, che in questa foto lo vedete, il sindaco in primo piano e poi sullo sfondo proprio Giorgio Salvatori. Mi sento solo di rivolgere il pensiero e un forte abbraccio mio, dell'amministrazione comunale e di tutto il comune, alla moglie Carlotta e alla figlia Costanza, scrive Buratti. In un momento come questo il resto è veramente superfluo. E in quest'altra foto vedete ancora Giorgio Salvatori. Ancora la cronaca, un ragazzo di 23 anni di Borgamozzano ha riportato la frattura del setto nasale al termine di una lite scoppiata ieri notte in Darsena a Viareggio. La polizia sta indagando per capire che cosa sia realmente accaduto e per dare un nome all'aggressore. Sempre in Versilia, a Torre del Lago, tre ragazze hanno denunciato di essere state avvicinate da due giovani che volevano rapinarle. Le ragazze li hanno messi in fuga cominciando ad urlare. La polizia è intervenuta e ha bloccato due sospettati, un italiano e uno straniero. E in Versilia c'è stato ancora uno scippo dopo quelli avvenuti a Viareggio e Forte dei Marmi. Di nuovo a Viareggio, una donna che stava camminando a piedi vicino alla pista ciclabile in passeggiata è stata avvicinata da un uomo in scooter che le ha strappato la borsetta dove c'erano circa 700 euro in contanti, documenti e altri oggetti personali. Indagano i carabinieri anche per capire se questa serie di scippi, dietro questa serie di scippi si nasconda la stessa persona. Cambiamo argomento, andiamo a Lucca, questa mattina la cerimonia di premiazione del concorso Artigianato e Scuola. La scuola deve far crescere tre lingue, la lingua della mente, quella del cuore e quella delle mani. Ha preso spunto da queste parole pronunciate da Papa Francesco un anno fa, quando incontrò il mondo della scuola italiano, la 35esima edizione del concorso Artigianato e Scuola, organizzato dalla Confartigianato Imprese Lucca. In un teatro del Giglio affollatissimo si è svolta la cerimonia di premiazione dei lavori che in questi giorni sono esposti sotto il loggiato di Palazzo Pretorio nel centro storico del capoluogo.
I ragazzi di decine di scuole elementari, medie e superiori hanno fatto un percorso per capire che cosa c'è dietro l'impresa artigiana e come prende forma il lavoro artigianale, sperimentando loro stessi la manualità, l'abilità, le doti di un artigiano. A fianco dei vertici della Confartigianato Lucchese e delle autorità locali, anche il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa come incontro tra scuola e lavoro. Ormai lo si è capito, non ci sono due tempi, un tempo dello studio e un tempo del lavoro. Questi due mondi si devono incontrare ancor prima. Io non sono d'accordo con l'affermazione del Ministro che dice 3 mesi di vacanze sono troppi. No, dobbiamo favorire questo incontro. E il modello di cultura duale, che è quello tedesco, penso che debba essere importato, anzi secondo me dovrebbe essere portato a livello europeo, in un momento in cui in Europa, anche in Inghilterra stessa, si pensa di rilanciare il manifatturiero. Il manifatturiero non si rilancia con le battute, si rilancia con questo modo. La cultura duale che porta a avere giovani con un titolo di studio, di formazione professionale, a poter accedere all'università. Questo non è poco, i tedeschi ce lo insegnano e forse se vanno un po' meglio di noi un motivo c'è. Festa ieri a Lido di Camaiore per l'inaugurazione del Parco della Peschiera. Un luogo dove andare a correre, giocare, ritrovarsi, un luogo che a causa dell'incuria era diventato infrequentabile e addirittura pericoloso. Grande festa a Lido di Camaiore per l'inaugurazione del Parco della Peschiera, completamente rinnovato in tutte le sue componenti ludiche, paesaggistiche e di sicurezza, grazie ad un progetto di Esselunga e Comune. L'intervento è stato molto importante su un'area vasta 56.000 metri quadrati. Sono stati ripristinati i vialetti, l'impianto di illuminazione, la recinzione ai cancelli per la chiusura notturna del parco, la pulizia e il restauro delle attrezzature ludiche e sportive. Insomma, lavori che da oggi permettono ai cittadini di Lido di Camaiore non solo di tornare, nel rispetto delle norme igieniche e di manutenzione, a goderne appieno, in totale tranquillità e sicurezza. E purtroppo ieri sera a Lido di Camaiore c'è stato un raid vandalico, alcuni giovani hanno preso di mira 5 cassonetti della spazzatura a cui hanno dato fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La scorsa settimana episodi del genere erano accaduti a Viareggio, Torre del Lago e sempre a Lido di Camaiore. La politica, il segretario nazionale della destra Francesco Storace era a Lucca ieri per sostenere Marco Santi Guerrieri, candidato lucchese al Consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Lucca e provincia con Fratelli d'Italia. L'onorevole Storace ha prima accompagnato Santi Guerrieri nel comune di Monte Carlo per il ciclo di appuntamenti sulle colline lucchesi dal titolo La terra è sacra, no all'IMU agricola, incontrando gli imprenditori agricoli del luogo. Poi al bar Mai Mai dell'Arancio per un incontro pubblico a cui si riferiscono queste immagini. Insieme a Santi Guerrieri e al consigliere uscente Marina Staccioli, Storace ha parlato di strategie per la tutela della sanità e della sicurezza sul territorio. E sempre per la politica, ottimo successo di pubblico per la serata con Nichi Vendola, leader nazionale di SEL, a sostegno dei candidati del partito, Frida Morganti e Carlo Lazzarin nella lista Sì Toscana Sinistra, con Tommaso Fattori presidente, e alla coalizione Viareggio Bene Comune che ha candidato Filippo Antonini a sindaco di Viareggio. Nichi Vendola ha parlato della necessità di ricostruire un'alternativa di sinistra al Partito Democratico, ormai sempre più, così lo ha definito, partito della nazione. E adesso parliamo di musica, cominciamo con Lucca Classica, che si chiuderà questa sera con un concerto in San Michele, ma nel frattempo è stata davvero una domenica ricca di eventi. I numeri e il bilancio definitivo arriveranno solo nei prossimi giorni, ma si sta chiudendo con un grande successo la prima edizione del Lucca Classica Music Festival. Dopo i primi 2 giorni, che già avevano richiamato molti spettatori con i tanti eventi sparsi in tutto il centro storico, l'evento, organizzato da Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio, ha regalato una domenica di alto livello con numerosissime iniziative. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono al concerto di Palazzo Ducale con il soprano Susanna Rigacci e il maestro Simone Soldati al pianoforte.
liriche per voce e pianoforte di Rossini, Tosti, Catalani, Puccini, che hanno richiamato più di 100 persone nella splendida Sala De Mollo. Ma la musica di Lucca Classica, come promesso, è arrivata ovunque, in ogni angolo della città. Per esempio in piazza San Michele, nel cuore del centro storico, con gli allievi dell'Istituto Boccherini che si sono alternati nel corso della giornata sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Musica protagonista anche in Garfagnana, al Teatro Alfieri di Castelnuovo, per una serata di beneficenza. Una serata di musica e solidarietà. Il Teatro Alfieri di Castelnuovo ha ospitato l'iniziativa organizzata dall'Associazione Vale e dalla GEM Garfagnana per raccogliere fondi destinati alla Ollus Agbalt. La serata era divisa in due spettacoli ben distinti. Nella prima parte, spazio alle sonorità e ai virtuosismi di Andrea Abrami con i brani tratti dall'album My Passion Guitar. Abrami ha proposto tante idee sul suono della chitarra, applicando anche tecniche innovative basandosi su variazioni di accordature e nuovi metodi. Alcuni dei brani sono ispirati proprio ai boschi e alla quiete naturalistica della Garfagnana. La seconda parte della serata ha visto sul palco i Mozaite, una banda composta da 5 musicisti professionisti. Neco Novelle alla voce, Marco Bachi, basso e contrabbasso, Paolo Sodini alla chitarra, Filippo Guerrieri alle tastiere e Piero Perelli alla batteria e le percussioni. Il progetto ha visto la luce nel 2013, nato per sperimentare le fusioni di ritmi tribali africani con soul, R&B, blues e jazz. Trascinatore del progetto il bassista Marco Bachi, che fa parte anche della famosa formazione musicale dei Banda Bardò. È tutto per la prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.